Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. La seconda domenica di Quaresima insieme alla prima sono le due colonne per entrare dentro il tempo della Quaresima. Ogni anno infatti si ripetono i due Vangeli della tentazione nella prima domenica di Quaresima e della trasfigurazione nella seconda domenica di Quaresima che ci aiutano a vivere bene tutta la Quaresima. Invece poi secondo gli anni A, B e C la terza, la quarta e la quinta di Quaresima hanno delle connotazioni diverse. Soffermiamoci quindi sul Vangelo appena ascoltato. Il Vangelo della Trasfigurazione nell'anno C e il Vangelo secondo la versione di Luca. Anche se sia Matteo sia Marco contengono questo Vangelo, Luca a questo fatto, a questo evento della Trasfigurazione, dà delle caratteristiche particolari. Per esempio è Luca che sottolinea che Gesù sale sul monte per pregare, ma questo non lo fa solo per la trasfigurazione. In effetti già in altre occasioni all'interno del Vangelo dirà che Gesù pregava o va sul monte a pregare o è nella preghiera. Luca infatti è l'evangelista che evidenzia più degli altri la preghiera di Gesù. Gesù come uomo di preghiera. In effetti il fatto che prega è ripetuto nel Vangelo appena ascoltato ben due volte, sia all'inizio la motivazione per cui sale sul monte, sia dopo che mentre pregava il suo volto cambiò d'aspetto. Trasfigurazione, appunto, cambiò d'aspetto. Il suo volto diventa un volto splendente, sfolgorante. E ancora, questa caratteristica della trasfigurazione, in effetti, è l'occasione perché i discepoli possano vedere e sapere in anticipo qual è il compimento del mistero. Non solo, ma Luca ci dà anche un'altra particolarità sua propria, che non è contenuta nello stesso Vangelo della trasfigurazione degli altri due evangelisti. Ciò che è il contenuto del discorso che facevano Gesù e i due personaggi che appaiono vicino a lui, cioè Mosè ed Elia. Sappiamo bene come Mosè ed Elia rappresentano la scrittura antica, le sacre scritture. Mosè come il legislatore, appunto il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, fondamento per ogni ebreo,
Elia come il prototipo dei profeti, quindi i libri profetici. Qual è quindi il contenuto del discorso che fanno tutte e tre, Gesù, Mosè ed Elia? Il contenuto, dice Luca, è il suo esodo che deve compiersi a Gerusalemme. Esodo. La parola esodo naturalmente evoca a noi che siamo avvezzi alla scrittura tanti momenti importanti della scrittura stessa. Non solo il libro dell'esodo, ma il fatto dell'esodo, cioè il fatto che il popolo di Israele è in cammino nel deserto, dalla sua uscita dall'Egitto fino alla terra. Infatti, esodo che si compie a Gerusalemme, dice Luca. Appunto, questo esodo che Gesù deve compiere e nello stesso tempo ci invita a riflettere sull'esodo che ognuno di noi come cristiano deve compiere nella propria vita. Ancora, il testo della Trasfigurazione ci permette di riflettere su come i discepoli sono avvolti dalla presenza di Dio. Si parla infatti di una nube che li copre e li avvolge e che i discepoli entrano nella nube. Anche la nube è un simbolo proprio dell'Antico Testamento per indicare la presenza di Dio, quel simbolo che accompagna Dio e accompagna il popolo di Dio attraverso il deserto e soprattutto che si ferma nella tenda dell'appuntamento, in quella tenda in cui Dio scende, Mosè entra e il popolo può ascoltare la parola di Dio. Quindi la voce dice una cosa semplice ma chiara. Dice la semplicità del fatto che Gesù è il Figlio di Dio, scelto dal Padre, e nello stesso tempo, essendo il Figlio, è quello a cui tutti coloro che ascoltano devono mettersi in atteggiamento di obbedienza. Ascoltatelo. L'ascolto di Gesù è necessario per poter procedere nel cammino. E il cammino della Quaresima ci permette proprio questo, un ascolto più attento della parola di Dio, perché la parola scenda nella nostra vita. Una parola che deve essere ascoltata, letta e riletta, e anche quando non è compresa, come non comprende Pietro quello che è la voce, quello che è l'evento che è successo, così anche noi a volte di fronte alla parola non comprendiamo, però non dobbiamo desistere dalla lettura e dall'ascolto, perché comprenderemo. Perché il nostro cammino su questa terra deve portarci a quel compimento dell'incontrare Gesù faccia a faccia. Oggi lo vediamo trasfigurato, il suo volto cambiò d'aspetto, ma questo incontro, questa trasfigurazione che oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato diventa realtà ogni volta che noi viviamo nella realtà del sacramento della celebrazione eucaristica, nel sacramento della Messa. Perché ogni volta che celebriamo, anche noi vediamo con gli occhi fisici un pezzetto di pane, un po' di ostia, ma contempliamo trasfigurato che quel pezzetto di pane è Cristo stesso presente, che lo vedremo faccia a faccia al compimento della nostra vita. Viviamo allora questa domenica con questo atteggiamento di ascolto, di attenzione, di cura, ma nello stesso tempo di cammino, un cammino che ci porterà a vivere in maniera piena l'incontro con il Signore Gesù.